Come cambiano i giudizi rapidamente nel calcio? Una settimana fa eravamo qui a commentare un Napoli imbarazzante che soprattutto con un secondo tempo ai limiti del presentabile aveva perso malamente 3-0 contro il Verona. A una settimana di distanza siamo a parlare di un Napoli completamente diverso che questa volta invece vince 3-0, fornisce una prestazione molto più convincente e con un avversario sulla carta anche più forte come il Bologna di Italiano, insomma che... Comunque è una squadra che l'anno scorso ha fatto molto bene, vero è che non è la stessa squadra dell'anno scorso, c'è un altro allenatore, sono stati venduti giocatori importanti, ma è comunque una squadra valida, lo ha dimostrato nella prima contro l'Udinese, lo ha dimostrato a tratti anche oggi, ma il Napoli oggi ha giocato una grande partita, a mio avviso. Ora ne parliamo, vi chiedo innanzitutto di lasciare un like per sostenere questo canale, qualora non siete iscritti, vi chiedo anche un'iscrizione al canale, grazie a chiunque di voi lo fa. Ma torniamo alla partita. Ovviamente se giocavi in contemporanea con... La partita della Roma contro l'Empoli, io ho visto soltanto la partita del Napoli col Bologna perché la ritenevo dal mio punto di vista più interessante. Ho visto che la Roma ha perso 2-1 con l'Empoli, sono rimasto stupito, poi mi recupero anche gli highlights di quella partita, ma ci concentriamo qua invece su quello che è successo in Napoli-Bologna, dove ripeto, il Napoli ha mostrato tutt'altra faccia rispetto a quello che aveva fatto vedere nella prima giornata contro il Verona. Un Napoli per il quale si avevano molte aspettative quando aveva preso Conte come allenatore. Si sa, Conte, quando si prende Conte come allenatore, in genere è sempre sinonimo di, non dico per forza di vittoria, ma quantomeno di voler vincere. Ecco, quello deve essere l'obiettivo. E dopo l'esordio balbettante in Coppa Italia con la partita col Modena vinta ai rigori e poi con l'esordio invece terrificante in campionato con la sconfitta secca 3-0 contro il Verona, si erano già destati i primi malumori dalla piazza. E invece questa partita credo che metterà un po' d'accordo tutti, in senso positivo, tutti i tifosi del Napoli chiaramente, perché ho visto un gran Napoli. Magari all'inizio la partita è stata anche combattuta con un Napoli che ci ha messo un po' a ingranare, a cominciare a creare le prime occasioni pericolose, a tratti forse subito leggermente il palleggio del Bologna, ma un Napoli che difensivamente è stato estremamente solido, a differenza di quello che aveva mostrato col Verona. Col Verona il Napoli si era comportato bene difensivamente nel primo tempo, anche perché il Verona di fatto non si era mai reso pericoloso, ma nel secondo tempo al primo errore, al primo gol subito al Verona, si era squagliato, il castello di carte era crollato totalmente, il Napoli difensivamente non c'era più. Quest'oggi invece il Napoli difensivamente è stato molto più attento, non solo nei difensori centrali, ma in generale tutta la fase difensiva della squadra, anche merito a mio avviso comunque per fare un nome di Alessandro Buongiorno, che è stato messo giustamente in campo da Conte. E insomma, la differenza si è vista, ha fatto diverse chiusure importanti, era sempre al posto giusto e al momento giusto. Un difensore che secondo me potrà fare molto bene al Napoli, un difensore che io da milanista, e lo dico sinceramente, l'avrei voluto al Milan, ma ecco, se lo hai preso il Napoli e credo abbia fatto un gran bell'acquisto. Già oggi al suo esordio con la maglia azzurra ha fatto molto bene e secondo me diventerà un titolare fisso della difesa del Napoli e darà tante soddisfazioni ai tifosi napoletani così come le aveva date al Torino. Al di là di una fase difensiva ottima che ha concesso poco al Bologna, perché poi Bologna ha tenuto tanto il pallino del gioco a livello di possesso palla, intendo, e si è avvicinata spesso all'area del Napoli, ma raramente, appunto, raramente si è reso veramente pericoloso. Il Napoli davanti invece ne ha create di occasioni. Già nel primo tempo con la traversa, l'incrocio dei pali di Kvaratskhelia, con un colpo di testa, con un palloletto delizioso di testa, e poi sempre nel primo tempo con il gol di Di Lorenzo. Anche lui servito splendidamente da Kvaratskhelia, c'è da dire che insomma, come nel vecchio Napoli, ancora nel nuovo Napoli di Conte, è Kvaratskhelia ad essere quello che illumina, ad essere quello che deve accendere la luce, e oggi l'ha fatto benissimo. Protagonista, grande protagonista dei primi due gol. Il primo è il suo lo scavetto delizioso, il passaggio filtrante diciamo a palombella, saltando in blocco tutta la difesa con Di Lorenzo che poi ha controllato bene. E ha sparato in porta dietro a uno Skorupski incolpevole, ma veramente visionario il pallone di Kvaratskhelia, così come è suo il grande merito per il secondo gol, dove a dire il vero la retroguardia del Bologna si è fatta trovare un po' impreparata con Kvaratskhelia che ha preso palla dopo una munizione dal centrocampo è praticamente andato quasi indisturbato fino al limite dell'area del Bologna, dove è stato anche fortunato in una deviazione ora non ricordo se di Beukema, Lukumi, non ricordo, comunque una deviazione che ha piazzato Skorupski, ma comunque l'azione di Kvaratskhelia è stata ottima. In generale, la prestazione del georgiano, secondo me, è stata molto buona. Oggi era Kvaratskhelia Prime, diciamo, in versione miglior Kvaratskhelia, che non si era visto nella prima partita contro il Verona, anche se poi ha
anche lì era sempre lui quello che accendeva ogni tanto la luce. Un Napoli che poi nel finale ha anche chiuso la partita con il 3-0 di Simeone che torna al gol, con l'esordio di David Neres che è proprio quello a fare l'assist, è proprio colui che fa l'assist per lo stesso Simeone. Neres, un acquisto pagato parecchio dal Napoli, 28 milioni, ma che secondo me è un ottimo giocatore e che già in questi minuti finali, insomma, ha fatto vedere parte del suo repertorio con alcuni scambi di prima eccezionali con Vara e con l'azione appunto che ha portato al gol di Simeone, dove fa una bellissima finta e poi la mette nei piedi di Simeone, un cioccolatino che Simeone non colpisce neanche benissimo, ma comunque riesce in qualche modo a buttare in porta. E quindi un Napoli, insomma, che sta facendo vedere come, seppur in ritardo, poi il mercato inizia un po' a pagare. Un giorno ha già dimostrato di essere, secondo me, un ottimo difensore, lo sapevamo già, e quest'oggi David Neres ci ha fatto vedere quello che può fare. Arriverà probabilmente Lukaku, che è un downgrade rispetto a Osimhen, ma oggi comunque il Napoli ha fatto bene anche con Raspadori e poi nel finale Simeone davanti. Con Lukaku può sicuramente fare meglio, poi Lukaku è un giocatore particolare, ma ecco, se si integrerà bene negli schemi del Napoli, alla fine sarà allenato da Conte, che è il suo allenatore preferito, è praticamente il suo figlioccio Lukaku. Ecco, magari può fare bene e contribuire ad aumentare la pericolosità di questo Napoli che oggi davanti si è anche divertito, specie dopo il 2-0. Davanti a un Bologna che secondo me resta una squadra valida, con l'Udinese la prima giornata aveva giocato una buona partita, era stato un po' impreciso in avanti, ma meritava la vittoria. Quest'oggi tanto possesso palla, tante azioni anche interessanti, ho rivisto anche il bel gioco che si vedeva con Thiago Motta, ma la sensazione è un po' che il Bologna stia diventando un po' simile alla Fiorentina in italiano. Cosa intendo? Una squadra che fa tanto possesso palla, che gioca a tratti anche bene, come giocava bene con Thiago Motta, ma che non concretizza spesso davanti, così è stato in queste due partite, e dietro non è più solida come con Thiago Motta. E mi ricorda un po' la Fiorentina d'italiano, cioè una squadra che giocava anche bene a tratti, teneva tanto possesso del pallone, ma quando c'era da quagliare, da concretizzare, spesso si sbagliavano i gol più incredibili o mancava sempre l'ultimo passaggio, e dietro la solidità difensiva non era proprio la specialità della casa. Quando invece Thiago Motta l'anno scorso col Bologna si era guadagnato l'accesso alla Champions, soprattutto grazie alla solidità difensiva, che è stata la cosa più importante, a mio avviso, del Bologna l'anno scorso. Ora, Thiago Motta non c'è più, c'è italiano. Se ne sono andati via giocatori importanti come Zirkzee, come Saelemaekers e come Calafiori, che sicuramente pesano. Però il Bologna resta una squadra valida, a mio avviso, che può fare di più di quando ha fatto in queste prime due giornate. Occhio, perché secondo me forse la perdita più grande sarà proprio Thiago Motta, perché italiano, a mio avviso, è un allenatore che con la Fiorentina ha dimostrato determinati limiti che magari riuscirà a superare col Bologna, ma dopo queste due giornate mi sento di dire che per ora non li ha superati. Poi il campionato è lungo, comunque il Bologna ha avuto un avvio non facile, l'Udinese è squadra comunque tosta, il Napoli ovviamente è una pretendente a un posto Champions, quindi un avvio non facile, ma il Bologna poi l'anno scorso ha costruito il suo quinto posto straordinario finale anche battendo molte big, e quindi insomma se vorrà replicare anche solo un risultato simile, comunque provare ad insidiare le prime otto, dovrà anche fare meglio contro le big. Quest'oggi col Napoli francamente ha un po' deluso a mio avviso. Napoli che invece ha fatto molto bene, Conte che sembra aver trovato il bandolo della matassa, è presto per dirlo, attendiamo conferme da altre partite, però ecco, questa partita del Napoli sicuramente ha dato maggiore convinzione alla squadra e all'ambiente, e ora vedremo quest'onda lunga se si proietterà anche nelle prossime partite. Vedremo cosa farà il Napoli nelle prossime, vedremo cosa farà il Bologna nelle prossime partite, ma ora voglio sapere voi cosa ne pensate nella sezione dei commenti di questa partita, di questo Napoli, di questo Bologna. Fatemelo sapere appunto nei commenti, vi invito ancora una volta a lasciare un like, un'iscrizione al canale, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!